Amici di Storio Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose e singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Di rigori sbagliati da esecutori illustri nella storia del calcio, ce ne sono a bizzeffe. Dal tiro sparato alle stelle di Roberto Baggio a Pasadena ai mondiali del 94, a sbagli fatali come quello di Djukic che negò uno storico titolo della Liga alla Corugna, fino allo sbaglio di Riquelme in Villarreal Arsenal che impedì al campione argentino di coronare la carriera con la disputa di una finale di Champions League. Ma a proposito di Coppa dei Campioni, c'è un caso in cui un rigore non calciato fece più rumore di mille sbagliati. È la storia di Falcao, il gran rifiuto. È il 30 maggio 1984 e l'atmosfera a Roma è elettrica. I giallorossi partecipano per la prima volta nella loro storia alla Coppa dei Campioni, dopo lo scudetto del 1983, e lo fanno in un'edizione che offre un'irripetibile chance sul piatto. Disputare la finalissima in casa con lo stadio olimpico designato per l'atto finale della competizione. I sorteggi mettono di fronte un cammino non proibitivo, la squadra di Lidholm coglie l'occasione eliminando Göteborg, CSK Sofia e Dinamo Berlino. Il sogno sembra spezzarsi però a Tannadice Park, con gli scozzesi del Dundee United che vincono la semifinale d'andata con i gol di David Dodds e Derek Stark. La semifinale di ritorno resterà controversa, la rimonta giallorossa è memorabile con una doppietta di Pruzzo e un gol di Di Bartolomei che ribaltano la situazione. Ma Riccardo Iola, figlio del presidente Dino, confermò l'arrivo di una valigetta contenente 100 milioni di lire nelle mani dell'arbitro francese Vutro tramite un intermediario. Di fronte a una partita del genere, e vista l'importanza dell'evento, dire di no non è facile, tirarsi indietro poteva avere gravi ripercussioni, spiegò Viola. Un caso che emerse solo successivamente, la Roma poté giocare così in un clima carico di tensione la finalissima contro la squadra dominatrice della scena europea nei primi anni 80. Il Liverpool che arrivò però all'appuntamento forte di una squadra con laudatissima e ricca di talento, ma con alcuni uomini quasi a fine ciclo. Ma l'abitudine a certi appuntamenti fa la differenza. I giocatori della Roma raccontano che un silenzio pressoché totale ammantava lo spogliatoio prima dell'inizio della partita, mentre i giocatori del Liverpool cantavano per caricarsi nel tunnel degli spogliatoi. La partita, con queste premesse, non può essere memorabile sul piano dello spettacolo. Phil Neal, appena prima del quarto d'ora, porta avanti i suoi in un'azione contestatissima dai giallorossi per un fallo sul portiere Tancredi. Prima dell'intervallo, un gol spettacolare di Pruzzo in torsione di testa ristabilisce il risultato di parità che non si smuove fino alla fine dei tempi supplementari. E qui inizia il nostro giallo. Ci sono da tirare rigori di importanza epocale, i tifosi sugli spalti e davanti alla televisione per la cronaca Rai trattengono il fiato. Ma lo fanno anche i giocatori in campo. Agostino Di Bartolomei deve consegnare a Lidholm l'ordine dei rigoristi. Non vorrebbe tirare per primo perché è sfinito. Si fa avanti Graziani, ma Lidholm, scaramantico e attentissimo ai particolari, chiede che venga rispettata la gerarchia abituale. Liverpool sbaglia il giovane Kennedy, il capitano della Roma invece è la solita sentenza dal dischetto nonostante le gambe pesanti. L'emozione cresce ma i giornalisti a bordo campo hanno avuto una notizia sbalorditiva. Tra i rigoristi non ci sarà Paolo Roberto Falcao, ovvero l'uomo considerato di maggior classe, l'architetto in campo della Roma che si riprese lo scudetto dopo ben 41 anni d'attesa. Com'era possibile? L'epilogo dei rigori è quello noto, la situazione sarà ribaltata dagli errori di Bruno Conti e Ciccio Graziani, ipnotizzati dai balletti del portiere Grobbelaar, che in nazionale gioca nello Zimbabwe, ma a Liverpool è un'istituzione. Qualcuno ipotizzò che Falcao fosse il quinto rigorista e non avesse dunque avuto la possibilità di andare sul dischetto, ipotesi smentita dai compagni di squadra che svelarono la lista. Doveva tirare il giovane Strucheli, figlio di emigranti triestini in Inghilterra. Ma poi si fece avanti Chierico. Strucheli eventualmente sarebbe stato il sesto se si fosse andati ad oltranza. E Falcao? Fece per viltà del gran rifiuto, come scrisse Dante Alighieri di Celestino V che rinunciò al papato, o c'era dell'altro? Il fuoriclasse brasiliano è tornato anche recentemente sull'argomento, confermando la sua versione. Una volta per tutte, non capisco la polemica. Io non riuscivo a camminare per il dolore al ginocchio, l'effetto dell'antidolorifico era già abbondantemente finito durante i supplementari. Anche Pruzzo e Cerezo furono costretti a uscire per infortunio durante quella finale, privando la Roma di potenziali tiratori dal dischetto. Ma la versione di Falcao fu contestata da diversi compagni di squadra. Roma c'è un'ammirazione per lui, per questo quel rigore con il Liverpool doveva tirarlo. Non esiste che non tiri il rigore in una finale di Coppa dei Campioni davanti ai tuoi tifosi, pure zoppo, ma lo tiri. E lui zoppo non era.
ha sbagliato, mi dispiace. Falcao di sicuro dice la verità quando spiega di non essere stato il rigorista designato in quella Roma, sicuramente dietro di Bartolomei e Pruzzo nella gerarchia. Ma un calciatore tecnico come lui di rigori ne aveva tirati, soprattutto ne calciò uno, decisivo, nella finale di Coppa Italia 1981 che la Roma strappò al Torino dal dischetto. Un pallone infinitamente meno pesante di quello in una finale di Coppa dei Campioni, ma comunque il rigore che decise un'intera competizione e Falcao lo tirò e lo segnò. Prova che al di là della condizione fisica, la tensione e la paura fecero la loro parte in una circostanza così particolare. E fu altrettanto sicuro che quell'episodio fu la prova di come una rinuncia possa pesare su una carriera molto più di un errore. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!